Difensore del Pescara, buonasera Masciangelo, commentiamo un po' questo pareggio, un pareggio che lascia tanto amaro in bocca perché il gol del pareggio del Venezia è arrivato nel finale, però sul piano del gioco non si può dire assolutamente che il Venezia abbia rubato qualcosa. Lascia sì l'amaro in bocca perché il pareggio l'abbiamo subito alla fine. Io ho visto una prestazione da parte nostra molto volenterosa, dopo il gol del 2-0 a inizio primo tempo magari... Sembra un po' un paradosso, ma avendo segnato all'inizio del secondo tempo, inconsciamente forse ci siamo abbassati un po' troppo. E io l'ho visto come una volontà da parte della squadra di non subire gol, perché ci tenevamo a stringere i denti e non subire gol. Però magari inconsciamente poi commetti l'errore di abbassarti. Merito va anche a loro, che comunque sono una squadra molto con dei valori tecnici molto elevati, quindi mi ha impressionato. E poi quando portano tanti giocatori dentro l'area magari e tutti abbassi, fai fatica comunque a contrastarli per tutti fino al 90esimo, quindi merito loro e magari certo se non avessimo preso gol alla fine stavamo parlando di un'altra cosa. Tra l'altro Edoardo, da considerare anche che nel finale poi anche tu ci hai provato, siete andati vicini al gol del 3-2, la mia domanda è perché per 90 minuti vi ha schiacciato il Venezia nonostante le individualità di Machin e per i 5 minuti finali invece li avete messi lì dentro l'area, questione di testa solo? Io penso che sì, il fattore dell'inconscio gioca a volte brutti scherzi. Ripeto, secondo me il gol del 2-0 forse ci ha fatto abbassare un pochetto troppo perché ci tenevamo a essere una difesa solida, a non prendere gol. Io penso che l'ho visto come un eccesso di squadra, di non prendere gol, volevamo farci scudo a vicenda. Magari si commette l'errore di abbassarsi un po' troppo e comunque poi di questo ti porta a subire contro una squadra con dei valori tecnici così alti. E, ripeto, loro mi hanno fatto una buona impressione. Poi sì, la reazione nostra è stata istantanea perché poi nei 5 minuti finali li abbiamo messi subito in difficoltà con delle buone giocate. Resta un po', insomma, ci resta un po' rammarico, però bisogna andare avanti convinti che secondo me si può fare veramente bene. 2 punti nelle ultime 3 partite, cosa succede al Pescara? Ma io non penso che succeda niente. E, ripeto, se non avessimo preso questo gol nei minuti finali si parlava di una vittoria, però... Le prestazioni non sono eccelse sul piano del gioco, le ultime del Delfino? Io penso che comunque oggi c'è stata la prestazione, va dato merito anche alla squadra avversaria che comunque era ben messa in campo, ci ha dato del filo da torcere. Molto spesso gli avversari comunque vengono e giocano la loro partita, molto spesso noi siamo abituati a vedere un Pescara che fa un grandissimo gioco ed è sempre propositivo, però non tutte le partite ti possono permettere di fare la stessa partita. Quando secondo me c'è da soffrire bisogna anche essere pronti a farlo. Oggi secondo me eravamo 2-0 e non avevamo demeritato, e poi il fatto che magari ci siamo abbassati ci ha fatto sbagliare, però io penso che la prestazione c'è stata comunque.